Ciao YouTube! Oggi ho deciso di fare un video, diciamo all'improvviso, perché ho visto questo titolo. È difficile per me rendere giustizia quanto sono veramente disgustato da questo livello becero di. Non lo posso definire né giornalismo assolutamente. Allora, misterioso pianeta in rotta con la Terra ad agosto, terremoti fino a 9,8 della scala Richter. Un pianeta di un altro sistema solare rischierebbe di entrare in collisione con la Terra, provocando terremoti e tsunami distruttivi entro il prossimo mese di agosto. Il ricercatore David Medres sostiene l'imminente impatto di un pianeta X che potrebbe portare morte e devastazione. Oppure leggo: misterioso pianeta in rotta con la Terra. Ad agosto terremoti fino a 9,8 della scala Richter. Un pianeta di un altro sistema solare potrebbe entrare in collisione con la Terra, provocando terremoti e tsunami distruttivi entro il prossimo mese di agosto. Il ricercatore David Medres sostiene l'imminente impatto di un pianeta X che potrebbe portare morte e devastazione. E poi abbiamo Libero. Come poteva mancare Libero? Il ricercatore, chi non si sa, in agosto l'impatto tra la Terra e un altro pianeta. Una collisione devastante entro metà agosto con metà della popolazione mondiale che ci lascerà le penne. È la catastrofica previsione riportata dal tabloid inglese Sun del ricercatore David Medres, secondo il quale tra poche settimane un pianeta nell'altro sistema entrerà in collisione con la Terra. I primi cambiamenti dovuti all'avvicinarsi del pianeta X stanno già verificando come piccoli e grandi terremoti che si risvegliano. Ci mancano solo cani e gatti che vivono insieme. Citiamo Ghostbusters a questo punto. Tanto il livello di credibilità è lo stesso. Ora, ci sono strati su strati su strati di cose che non vanno assolutamente bene in questa storia. Non so neanche da dove cominciare. Allora, partiamo dal fatto che tutti questi titoli dicono: misterioso pianeta in rotta con la Terra. Misterioso pianeta in rotta con la Terra. Il ricercatore ad agosto l'impatto tra la Terra e un altro pianeta. Notate niente, nessuno di questi titoli dice che è un fottuto complottista a dire ste stronzate. Quelli del Sun che hanno usato tutti come fonte, invece lo mettono nel titolo, perché almeno sono paraculi. According to Bizarre Conspiracy Theory, secondo una bizzarra teoria cospiratoria. Lo dicono che è una cazzata, perché forse non sono impazziti del tutto, non lo so perché, ma lo dicono invece tutti questi che addirittura questi hanno addirittura messo la pagina web dell'altro sito come immagine di siamo veramente a un livello di incompetenza mai visto, non lo so. Come si può arrivare a mettere come immagine lo screenshot della notizia da un altro sito? È qualcosa di vergognoso oltre ogni limite. Una volta c'era un ordine dei giornalisti e degli standard per fare il giornalista. Adesso quale sia lo standard non lo so, ma di sicuro questo non è giornalismo. Poi continuiamo con le cose che non vanno per niente bene. Qui abbiamo il fatto che questo David Medes viene presentato non come Fuffo Complottaro, ma come ricercatore. Ricercatore, ricercatore. Tra l'altro il ricercatore, perché come è noto ce n'è uno solo. Ora, chi cazzo è questo David Medes presentato come ricercatore
soltanto qui in una singola menzione sul sito del Sun. E come possiamo vedere da questa, che ha tutta l'aria di essere una rivista peer review ed è scientifica, no, è un sito complottaro del cazzo. Questo David Mead è un tizio che dice di aver studiato astronomia tra altri argomenti all'Università di Louisville e che da allora ha lavorato come per scrivere dei rapporti speciali per il management delle compagnie Fortune 500, scusate, Fortune 1000. E dalle mie parti quello si chiama internship a fare il segretario. Ma facciamo finta che abbia addirittura una laurea in astronomia. Non è un ricercatore. Ricercatore è uno che ha fatto un PhD, poi un postdoc e adesso fa pubblicazioni scientifiche. Non il guest writer sul blog del cazzo pianetaxnews.com di sta minchia. Ma come si fa? Primo grosso problema che hanno preso una cosa che dice autore nel sottotitolo e la spacciano tutti per ricercatore senza nessuna verifica. Ma poi andiamo alle stronzate che hanno pubblicato. Qui si dice un pianeta di un altro sistema solare rischierebbe di entrare in collisione con la Terra. Messa così astrofisicamente, lasciamo stare il fatto che, insomma, il dato proprio non è vero manco per niente, ma facciamo finta che un domani un osservatorio rileva un pianeta in rotta di collisione con la Terra. È una cosa fisicamente possibile. Il problema è che quello che c'è scritto sulla loro fonte non è questo, non è quella cosa quasi sensata che hanno pubblicato. Quello che c'è scritto sulla loro fonte è che un fottuto sistema solare per intero sarebbe in corso di collisione con la Terra. Un intero sistema solare. Non basta. Qui cosa si legge? Che sarebbe arrivando il pianeta X e il suo cluster di stelle che lo accompagna. Un cluster di stelle? Chi se ne frega del pianeta se arriva un cluster di stelle nel mezzo del sistema solare? Il pianeta è l'ultimo dei problemi. Ma non basta. Perché ovviamente non finisce qui. Gli strati di cazzate su cazzate che sono riusciti a inanellare qui dentro sono senza fine. Hanno avuto il buon gusto qui di non riportarle perché sono completamente incredibili. Ma qui si parla addirittura di il meteo starebbe cambiando a causa della connessione elettromagnetica plasmatica tra i pianeti. Connessione elettromagnetica plasmatica non significa un cazzo. Sono parole a casaccio messe vicino. Sentite ancora che stronzate c'erano nell'articolo originale. Durante il passaggio ci sarebbe stata una eiezione di massa coronale dal Sole che avrebbe colpito la griglia elettrica della Terra, una rotazione dei poli circa 30 gradi, che avrebbe causato degli tsunami perché le acque degli oceani si sarebbero sollevate dai bacini. Poi, ovviamente, una pioggia di asteroidi perché non ci vogliamo far mancare niente. E arriva anche Nibiru, così come ciliegina sulla torta. Poi ovviamente non mancano le idee complottiste sul fatto che Trump saprebbe già tutto e avrebbe addirittura mandato dei messaggi in codice durante la conferenza stampa, perché ovviamente una cospirazione
li viene a dire in una conferenza stampa i suoi segreti. Ok, questi sono gli strati su strati di cacate che questi si sono letti e hanno infilato in degli articoli del genere. Ora, un altro problema con tutto questo. La categoria. Il Mattino l'ha messo in tecnologia aerospazio. Leggo come società scienze. E pure Libero come scienza e tecnologia. No, sta roba andava messa nella categoria spettacoli alla voce teatro. Ora, è assolutamente vergognoso che non abbiano fatto nessun tipo di controllo su chi cazzo è sto David Medes, perché ti basta andare a vedere qui per vedere che sta faccia di cazzo non è nessuno, non è un ricercatore, è un complottaro a caso. Il Sun nel titolo lo scrive che questo è un complottaro a caso. Perché questi nel titolo non l'hanno scritto? Perché se no non gli arrivavano i click. Il Mattino, che questo è un complottista, te l'ha scritto qui dopo l'immagine, quando già 9 decimi delle persone non leggono più. Stesso discorso quelli di Leggo, pure te l'hanno scritto qui sotto l'immagine, quando metà della gente ha smesso di leggere. Quelli di Libero, no. Per quelli di Libero, questo è solo un ricercatore. Questo è procurato allarme. Ma ci rendiamo conto del pericolo di se qualcuno veramente ci crede a se stronzate, cosa può succedere? Cioè, ogni volta che si fa una profezia di fine del mondo e la gente ci crede veramente, puntualmente capita che qualcuno si vende la casa perché tanto ormai è finita, qualcun altro si suicida e via discorrendo. È pericoloso pubblicare ste notizie così. Poi, ulteriore ciliegina sulla torta, cosa che è stata riportata anche sul Sun, il motivo per cui non sarebbe stato dato l'allarme. Sentiamo la geniale uscita con cui questi complottari del cazzo hanno giustificato il fatto che non c'è stato un allarme. Direte voi, vabbè, è facile, è il grande complotto Pluto giudaico massonico, non vuole dare la notizia. No, secondo il complottaro, il motivo sarebbe che l'inclinazione terrestre renderebbe difficile individuare questo pianeta X. E qui, no, numero uno, dell'inclinazione terrestre che cazzo gliene dovrebbe fregare ai satelliti in orbita? Numero due, non è vero che l'inclinazione terrestre causa problemi anche a quelli a terra? Numero tre, facciamo finta che l'inclinazione terrestre rende difficile individuare il pianeta in questione. Te che cazzo ne sai? E con questo la chiudo qui. Veramente sono scandalizzato dal fatto che tre testate abbiano ripreso una cosa del genere senza mettere nel titolo che si tratta di un fottuto complottaro del cazzo e classificando la cosa come scienza e non come puttanate dall'internet. È veramente depressivo vedere che testate, in teoria di tutto rispetto, come il Mattino, facciano vaccate del genere. Questo la dice lunga su quanto il giornalismo in Italia è decaduto, e in particolare dal punto di vista delle scienze, quanto siamo indietro. Se una persona sana di mente arriva a leggere che un cluster di stelle accompagna un pianeta, dovrebbe capirlo immediatamente che sta leggendo una puttanata fatta e finita. E invece no. Traducono e pubblicano tal quale, senza nessun tipo di verifica. Tra l'altro, non vorrei dire, ma notizia condivisa 11.000 volte.
Notizia condivisa 15.000 volte. Qui per pietà verso di me, penso non ci danno il numero. E questo è tutto. Ciao YouTube. Spero non alla prossima.